si è tenuto all'alberghiero di Poppa di Teramo un evento dal titolo Piatto del Parco, patrocinato dall'ente parco del Gran Sasso Laga, con lo scopo di trovare, attraverso un concorso tra scuole alberghiere abruzzesi, dei piatti realizzati con materie prime assolutamente locali da inserire nei menù delle scuole del parco. Tra gli autorevoli componenti della giuria, il famoso chef Peppino Tinari, due ragazzini rappresentanti dei futuri fruitori delle pietanze e il presidente dell'ente parco Tommaso Navarra. Si chiama Riscossa, ripartenza per il nostro territorio dopo i noti eventi, ripartenza affondando le radici nel passato e nella tradizione enogastronomica per determinare una potenzialità economica, peraltro non solo all'interno del parco ma colloquiando a livello nazionale, per le mense scolastiche dei nostri ragazzi e dei nostri bambini. Abbiamo chiamato i 5 istituti di formazione professionale in materia alberghiera presenti sul nostro territorio, quindi nelle province di Amatrice, di Ascoli Piceno, di Pescara, dell'Aquila e di Teramo, e le chiamati attraverso i ragazzi a sperimentare il nostro territorio con le sue eccellenze produttive e i suoi prodotti a chilometro zero per accorciare le filiere, e il risultato è stato eccezionale. La proposizione di piani per quanto riguarda la ristorazione, quindi in termini di perfetta fattibilità, per la realizzazione di che cosa? Del piatto del parco da presentare nelle mense scolastiche. È inutile dire, tutto questo con una filiera di certificazione anche da un punto di vista nutrizionale, ma anche da un punto di vista economico. Il costo, ciascuna scheda tecnica recava il costo delle materie prime, il costo finale per ciascun il piatto, e non a caso abbiamo inserito anche rappresentanti della ristorazione, perché una delle valutazioni era la riproducibilità in scala economica di questi interventi. Come sempre, in particolare, il nostro istituto mette in atto progetti che vanno sempre a valorizzare i prodotti del nostro territorio. La cosa simpatica è vedere in giuria, che è lì all'opera, anche la presenza, oltre che di chef stellati, perché presentano chef Tinari, nutrizionisti, giornalisti del settore, sindaco D'Alonso, che fa parte appunto del parco, ma in particolare ci sono due bambini e una mamma che rappresentano l'utenza. Saranno proprio loro che daranno il giudizio più reale, più importante, proprio perché, ecco, il nostro sogno è quello di vedere realizzato all'interno di una mensa scolastica il piatto con i prodotti del parco. Il risultato è stato veramente brillante. Non a caso il dottor Nucera del Corriere della Sera, ma anche il professor Serafini dell'Università di Teramo, ma anche Tinari, il noto chef stellato, per non dire dell'articolata e variegata presenza importante anche a livello istituzionale, la comunità del parco attraverso il sindaco di Corognaleto, hanno dato tutti un giudizio unanime. Su che cosa? L'eccellenza dei prodotti, l'eccellenza della filiera, del risultato, ed ha vinto l'istituto che ci ha ospitato, l'istituto Il Poppa di Teramo, adeguatamente rappresentato anche dalla presidente, la dottoressa Provvisiero, che con piena disponibilità istituzionale ha consentito la realizzazione di questa giornata. Il progetto è più ampio, è finanziato dal Ministero dell'Ambiente, ha il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e possiamo dire che è un'edizione zero. Da qui ripartiamo per una presenza effettiva sul territorio dell'ente.